Bella a tutti ragazzi, bella lì. Dobbiamo parlare un po' con tutti gli stronzi prima di prendere una decisione. Sei davvero qui? Molto bene. Io sono Ally, Ally Fillmore. Considerami l'ingegnere capo dell'istituto. Ma io sono qui, lei mi vede. Faticavo a crederci. Ne hai passate talmente tante che gli altri si sarebbero semplicemente arresi. Se la domanda non è inopportuna, cosa ti ha spinto ad andare avanti per tutto questo tempo? Trovare mio figlio. Volevo solo trovare mio figlio e assicurarmi che stesse bene. Adesso che l'hai trovato, spero che ti faccia provare orgoglio nei suoi confronti per quello che è diventato. Ora ti presenterò velocemente la divisione strutture, poi risponderò alle tue eventuali domande. Come puoi immaginare, facciamo in modo che i sistemi elettrici e meccanici dell'istituto funzionino sempre alla perfezione. Ci occupiamo della gestione e dell'aggiornamento dei sistemi che qui rendono possibili vita e lavoro. Dietro queste pareti ci sono macchine che riciclano l'aria e l'acqua e forniscono energia ai laboratori e agli alloggi. Il lavoro che facciamo qui non sarà eccitante come quello degli altri dipartimenti, ma non è meno importante. Visto che sei qui e che hai parlato con il padre, significa che sei dei nostri? Non così in fretta. Non sono di nessuno. No, però sei qui, vedi come lavoriamo. Alcuni potrebbero trovare il tuo comportamento sospetto. Se non hai intenzione di rimanere, ti consiglio di stare per conto tuo. Evita di dare l'idea di stare tramando qualcosa. E non escludere la possibilità di fare un'altra chiacchierata con Sean. Ti vuole fortemente con noi. Se c'è altro che vuoi sapere sulla divisione strutture, sarò felice di aiutarti. Chi ha costruito? Chi è qualcosa? Chi ha costruito questo posto? Esiste da molto. La costruzione dell'istituto è opera di generazioni di scienziati. I superstiti della guerra, nostri progenitori, si rifugiarono nel seminterrato del vecchio CIT, il Commonwealth Institute of Technology. Con il tempo, i loro figli hanno scavato in profondità e costruito habitat e laboratori sempre più sofisticati. È un processo che continua ancora oggi. Anche in questo preciso istante stiamo scavando gallerie per la creazione di nuove strutture. Pensa come sarà questo posto fra centinaia di anni. Spero di esserci per vederlo. Ma... vabbè. Grazie ancora. Ma certo! Ok. E quindi adesso, la nostra missione? Di limitare al massimo i consumi di energia non strettamente necessari. Non ricaricatevi. Il padre non è solo il nostro leader. Boh, parliamo con le ultime persone. Qui c'è un 22. Chi ci manca ancora? 22, 19. Cosa che ti serve sono altri sintetici che sbattono. Qui, a quanto pare abbiamo sbagliato strada. Ah, forse... si sa che ora giù, porcaccia vacca. 24 metri e ancora più giù. Ci sei sbagliato, Giulia. Quindi era dritto giù. Ok, conosci il protocollo? Soltanto personale autorizzato. Quindi il dottor Aio crede di potersi nascondere Ehi, nel suo ufficio, chiedo scusa. Beh, puoi dirgli che intendo parlare con il padre di questi vostri controlli di sicurezza improvvisi. Setacciare le mie stanze nel cuore della notte è del tutto inaccettabile. Riferirò il tuo messaggio, dottore. Mi raccomando, spero che i tuoi bisogni siano assecondati. In caso contrario, fammi sapere. Circolare. Operatività totale. Apri, no? Identità sconosciuta. Autorizzazione Vai. Confermata. Vedi cosa dici? Quindi noi possiamo entrare? Robotica per sistemare alcune cose. Per fortuna ce l'hai fatta. Evidentemente non hanno voglia di lavorare ai pacchetti di puntamento che avevo chiesto. Forse la prossima volta dovrei portare con me un predatore. Salve, Doc. Ti prego di non farlo. Justin Aio, direttore esecutivo dell'ufficio Ritiro. Perché sta parlando un'altra persona? Ti terremo d'occhio nel prossimo periodo e da vicino. Nonostante la tua parentela con il padre, sei una persona pressoché sconosciuta. Sono certo che mi capisci. Non ci saranno problemi, vero? Perché? Non ti fidi di me? Voglio essere sincero. Olè! Sei una persona estranea. A conti fatti sei il primo estraneo che visita l'istituto da molto molto tempo. I precedenti si contano sulle dita di una mano, perciò è naturale prendere precauzioni extra. Non è niente di personale, te lo garantisco. Il padre mi ha chiesto di farti una breve introduzione sull'ufficio Ritiro Sintetici. Il nostro obiettivo primario è il recupero dei sintetici fuggiti che si nascondono tra la popolazione umana in superficie. Sintetici in fuga?
Perché i sintetici vogliono scappare? I sintetici non conoscono il concetto di volontà o desiderio. Sembrano esseri umani, ma sono macchine. Per quanto riguarda il motivo della loro fuga, stiamo attualmente cercando... Il nostro strumento principale è il Predatore, un sintetico di terza generazione abilitato a operare in superficie. I predatori danno la caccia ai sintetici scappati dall'istituto e li recuperano. Sono altamente autosufficienti, addestrati in combattimento, infiltrazione e pedinamento. In una parola, i nostri predatori sono implacabili. Ma immagino che tu lo sappia, dal momento che ne hai già incontrato uno. Infatti, mi piacerebbe sapere come hai fatto a neutralizzarlo. Ho avuto fortuna. Credo di aver avuto fortuna. Così non mi sei di grande aiuto. Non sono un cazzo. Suppongo dovrò chiedere alla divisione robotica di effettuare dei test approfonditi sull'intera produzione. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora, se non ti serve altro, tornerei al lavoro. Vorrei altre informazioni su come funziona il ritiro dei sintetici. Va bene. Quando un predatore individua un sintetico ribelle, usa il codice di richiamo di quel sintetico per cancellare la sua memoria e renderlo innocuo. Poi come ci parliamo di un procedimento molto delicato, ovvero ripristinare la configurazione neurale al suo stato originario. Nei casi in cui la procedura avviene con successo, il sintetico torna operativo senza alcun ricordo della sua vita in superficie. Molto spesso non siamo in grado di riparare i danni e dobbiamo smaltire... Insomma, qui sei di ricordarsi che c'era un ascensore. Te lo ricordavi? Come no? Va, sono tranquillo. Vabbè, quindi un cazzo. Aspetta, c'è, non c'è l'opzione, aspetta, ora dentro. Dai, vai, usa. No, usa. Ma è quello che ho fatto io. L'hai già fatto? Ok, non ti dà il quadrato, un cazzo. No, te lo dai il quadrato. L'hai già fatto? Vedi, il quadrato, carico lo nastro. Non chiedermelo. Era quello? Sì. Vediamo un po'. Del nastro accensore a Ingram. Minchia, punto esperienza come piovesse. Wow. Adesso succederà un casino. Vai, puoi andare indietro. Quadrato, espelli il nastro. Riproduci il nastro. Vai, basta. Aspetta, espelli il nastro. Ah no, già fatto, va bene. Prendi che l'abbia fatto. Ora puoi viaggiare rapidamente da e verso l'istituto. Però adesso vorrei vedere se in effetti rischio di con il padre fatta. E quindi mi sa che parliamo col padre e vediamo che cosa ci dice. Siamo più o meno costretti, credo. Sei sicuro? Non possiamo uscire ancora da qua, no? Non è che qua, vero? Non serve. Non serve. E chi lo dice? Cioè, ci dovrà spiegare prima come uscire, no? Immagino. Che non hai opzione teletrasporto ancora, no? Sì, sì, è che adesso voglio chiedere, vedere, fare un po' di challenging verso il padre. Io direi forse di andare, nonostante abbiamo tagliato sicuro? Tanto... Sicuro? Beh, andiamo dal padre, dai. Arriviamo lì proprio, poi ci confidiamo. Okay. Cos'è che volevo dire? Ma, cioè, quindi in realtà sto gioco c'è... Come in tutti i Fallout, ok, tu mi dirai, è vero, ma ci sono dei finali alternativi, no? Sì. Cioè cambiano tante cose in base a quello che fai, immagino. Di solito quello che accade in tutti i Fallout è che ti puoi schierare con qualcuno, fare alleanze, sti cazzi. Il problema è... No, dove cazzo sono finito? Caccia puttana.
Non c'è una passerella per entrare e uscire. Ah, ok. 16, 13, 10, 9, 8. No. Forse di qua? Cazzo, riniziamo. Ragazzi... Stai lontano, vai, chiudo, vai. Allora, è un attimo posso... perdersi qua, eh. Aspetta, forse... Chiudo, director quarter. Oh. Una figata. Che gli diciamo? Aspetta. No, dai, vabbè, di qualcosa. O gli chiedi di tornare in superficie, che è quello che ti interessa, oppure gli dici, menti e dici fantastico. Terzo mondato. Oppure nulla di che. Ma è una cagata, non è vero che nulla di che, perché comunque sei impressionato da una cosa del genere. Tecnologie che non credevo fosse possibile realizzare. Bene, sono felice che apprezzi quello che abbiamo realizzato. Non è stato facile, credimi. Stiamo trollando. Tutte le nostre conoscenze e risorse sono focalizzate verso un unico obiettivo. Un obiettivo definito in modo perfetto dal nostro motto: l'umanità rinnovata. Sì, però voglio sapere di più di queste stronzate. Nessun risultato si raggiunge senza sporadiche battute d'arresto. Per quanto i nostri sintetici siano straordinari, senza l'appropriata supervisione possono rivelarsi pericolosi. La mente e il corpo superiori dei sintetici si stanno avvicinando a qualcosa che ricorda il libero arbitrio. Lasciandoli liberi di decidere come comportarsi, si rischia il caos. Appropriata supervisione? Sarcasmo? Vai, sarcasmo. Quello che è sempre successo con questi prodigi tecnologici. Quando è che voi scienziati imparerete la lezione? Abbi fede. Lascia che ti mostri come affrontiamo questi problemi. Un sintetico in fuga ha preso il comando dei predoni a Libertalia. Le sue memorie sono state cancellate, la sua identità alterata. Crede di essere un uomo di nome Gabriel. Sotto la sua guida, i predoni hanno già fatto molte vittime. Ho inviato un predatore a Libertalia. Vorrei che ti unissi a lui per recuperare quel sintetico. Sarcasmo? Fai meglio ucciderlo, poi ti vediamo cosa ti dice. Eh? Fai meglio ucciderlo, così vediamo cosa ti dice. Potrebbe non aver voglia di tornare. Forse sarebbe meglio. Sarebbe uno spreco ingiustificabile di una risorsa preziosa. Se possibile, quel sintetico deve essere recuperato vivo. Ora farei meglio ad andare. Ci sono molte persone in pericolo. Ogni ritardo potrebbe costare delle vite. Sì, ma io non volevo una missione. Cioè, non so se hai capito. Io voglio parlare di quello che è il tuo obiettivo. Figliolo. Figliolo! È bellissimo, dai. Cioè, e quindi mi ha pioppato l'ennesima. Come al solito, sì. Dov'è? Sarà sempre considerato. Incontra il predatore. Incontra il predatore. Il fatto che non mi compaia sulla mappa. Sì, è inquietante. Allora. Che è segnato lì? Minchia, devi uscire quindi. O uno o l'altro, non ho più peso. Andiamo a parlare con sto stronzo. Tu devi essere il predatore. Oh. Designazione X688. Neutralizzato la guardia perimetrale. Non appena verrà impartito l'ordine, inizieremo l'assalto al gruppo principale. Cosa sappiamo di questo sintetico, Gabriel? La designazione B592 si trova all'interno del capanno sulla sommità del mercantile ribaltato. Probabilmente ha con sé i combattenti più fidati, per cui incontreremo parecchia resistenza. Allora, siamo pronti a procedere? Andiamo. Va bene, andiamo. Ti seguo. Mi segue? Recupera il sintetico ribelle. Sono di assistere nella cattura del sintetico a libertà. Aspetterò che tu decida di entrare in azione.
maledette porte. Ok, Giulio, che famo? Cosa devi fare? Aspetterò. Preparati a sparare. Tetto sulla sommità di sti cazzi. Ma io non vedo un che. Chi va là? Qua giù, qua giù! Cazzo, ma ci voleva proprio quello della confraternita d'acciaio. Sai che non so come viverla questa cosa? Male. Cioè, io dico che è stato un caso. Eh sì, è stato un caso. Sparare per uccidere. Ma non dei più fortunati. Oh santo Dio, ma perché ci devono sempre succedere a noi queste... Dov'è sto sintetico ribelle? 14, vedi che mi dà qui? 13, 12. Ho di nuovo il bersaglio. Di là probabilmente. Andiamo di là. Che ti devo dire? Ma ce la faremo a piedi noi? ...75 ha detto comunque adesso. Ottimo. Speriamo di non cadere tu sai dove. Sembra un'altra di quelle mappe... ...semplici, poco estese, piacevoli da affrontare. Sì. E sai che cosa succede qui, no? Sì, lo so. Fanculo, 10 radiazioni tra l'altro al secondo, cioè non è che... Non è poca roba, no? Se ci pensi. No, non lo è. Uno squalo. Squalo. Ti taglio quella cazzo di gola. Certo che mancare così un bersaglio fermo era una roba che... No, era un movimento in verità. Giulio, salviamo o cosa facciamo? Beh, almeno ci sei qua, tanto. Dai. Ok. Steampack. Munizione. Tappo. E direi subito di darci uno steampack. 50, sono giù, sono giù. Eccolo qui. Oddio, anche un Radaway, ma aspetterei di aver raggiunto... Sì, visto che comunque finirai in acqua un altro po' di volte. Bravo Giulio, vedo che la tua fiducia nei miei confronti... No, beh, ma io so che lo farei volutamente. Infatti, questa è una bomba, però. Ma secondo te chi è che... È lui, è quello che dobbiamo cacciare, ecco. Senti, io direi che chi di missile ferisce... Di missile ferisce. Sì, c'è questa dura regola. Non l'hai mancato, strano. Oh, strano. Dici un che altro, dovevamo? No? Si sa mai. Questo non so se però colpirlo... Infatti. Questo andrei con più... Mira. Penso di sì. Ma direi che a questo punto fucile... Dov'era il fucilone? Fucile... Beh, diceva così. No. Saggia, comunque. Perché braccio? No! Che cosa? Bello questo. Come gli esplosa la testa! Cos'è che avevi detto? Salvo per? Cioè, ma lui non è che mi spara con, capito? Mi no, spara con una pistola, proprio lancia bombe! L'arma più potente del gioco, giusto? Okay. Meno male che hai salvato. Quindi posso consigliare una pratica ritirata? Ecco, bucciamoci dentro l'acqua. Fa bene. Se sia mai... Hai evitato la bomba, però. Sì, ti faccio notare con quanta energia... Davanti hai lo stronzo, eh? Sì, sì. Lui è immune, naturalmente, a testate nucleari. Sì, perché fa bene se ti esplode nelle vicinanze, no?
Ah. Beh. Giulio, ma non è vero. È sbagliato tutto, esatto. Cioè, potevamo andare con la confraternita dell'acciaio. Sei tu che hai voluto fare il figo. No, mio figlio, no, 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 io mi interesso. Figlio. Adesso devi succare, giusto così. Sei detto che arriva Johnny esplosivo, eh? Sì. Perché lui non è che si fa tanti problemi, in tutta onestà. Quando arriva lì, gli spari. Tanto arriva, l'abbiamo scoperto. Strano che non l'abbia ancora fatto tutto. Ecco. Dove sarà? Dopo una testata nucleare, dove credi che sia? Sti cazzo. Comunque, resistenti queste strutture in legno moderne, eh? Ah, proprio... Insta! Dai! Ma vai a cagare, dai! Come faccio, Giulio? Non lo so. Mine? Mine di sicuro, però ce ne sono altri. Il problema è che mine comunque... a tappi. Però devi... Cioè, devi prima ammazzare l'altro stronzo. La cosa è che non sappiamo... Dovrebbe essere qua avanti, no? Siamo perdite! Ok. Aspetta, aspetta, aspetta... Cazzo! Un attimo! Cioè, ma arriva proprio così, è una situazione bellissima. Cioè, lui è subito dietro l'angolo e spara cannonate. Chiamano sì. Scemo, no? È bellissimo tutto ciò. Però, via, mina, via. Attenzione alle radiazioni. Non hai neanche il tempo fisico di sparare. Cioè, scusa. Non lo so, Giulio, sono molto combattuto sul da farsi. Però vabbè, io la fiducia la mantengo. Tipo adesso, via! Vai via, stronzo! Fermi tutti. Allora, mina? Proviamo la mina. Senti, chi di Fat Man? Addirittura? Che cazzo ti devo dire, Giulio? Sì, cioè almeno facciamo un colpo, ma va... Hai sparato a caso? No. Forse è morto. Tu cambia arma per piacere. Mi è piaciuta questa risposta al fuoco con il fuoco. Giulio. No, hai fatto bene, salva. Ah, dici? Non sto scherzando. Però un salvataggio ad hoc anche questo, perché sono tutti tentativi e... Sia mai. Allora, abbiamo capito che però il Fat Man dà un certo potere. Che avevi dubbi in proposito? Vabbè, però puoi prendere Fat Mini Nuke. Torace da predone. No. Mi sa che è troppo peso, te lo dico. Sì, ma butto giù un Fat Man. Sì, certo. Ho visto. Ti levi dal cazzo X688? Ma chi è che mi spara ancora addosso? 300, c'è una molotov. Ok. Che cosa c'era lì? Dai, andiamo su. Nessuna traccia. Adelina, sposa e amante? Impareggiabile. Qui non c'è un cazzo qua. Radaway. Questo ci serve, il pallone lo lasciamo lì. Ma e com'è. Come facciamo ad andare in alto? Ah, c'è la scala lì. Giulio, mi sei poco attento. E non è facile da. Stai attento che c'è uno col Fat Man alla fine, ecco. No, ma questo è un povero stronzo. È vivo, però. Non più. Vabbè. Devo dire che questo fucile mi regala emotion. Sì, sì. Lui si è incastrato. Sì, perché proprio c'è. Ma sì, dai, dormiamo un'ora. Oh. Lui è ancora lì, scommetto. Incastrato. Ok, a posto così. Quindi andiamo ancora più su.
Comunque questa mappa non è grande, non è dispersiva. No. Sì, ma io non capisco da dove arrivano ste critiche prive di senso. Che poi per carità, cioè, va bene avere le mappe grandi, però cioè, non puoi averle per tutto, cazzo. Cioè... Figa, andiamo. Secondo te sei vicinissimo. Non anni. Secondo che come minimo avrai un esercito di Fatman. Ma poi il bello è che lui sparava. Aspetta, indipendentemente da dove era, ce la faceva. Cosa importante. Sti cazzi. Che c'è? Vai. Ti ascolto. Devo comunicarti il codice di ripristino di B592. Basterà fargli ascoltare la frase chiave. Resetterà i suoi processi cognitivi e lo renderà inoffensivo. Dovrai dire B592, ripristino impostazioni di fabbrica, e fornire poi l'autorizzazione gamma 71 epsilon. Una volta disattivato, potrò riportarlo senza problemi all'istituto. Perché non lo fai tu? Perché è disumano? Fai sarcasmo, dai, per piacere. Accidenti, che sciogli lingua. Beh, vedi di pronunciarlo correttamente. Questo è... Clatù, velata, Nixon. Che sti cazzi? Le parole io le ho dette. Io pensavo che mi dicesse una barzelletta, quelle cose che insomma possono tirare su di morale. Devi ripeterlo tu a voce, se no è un casino. Ah no, eravamo già dentro, Giulio. E sei tu che sei uscito. Ecco, ti dice anche di non perdere tempo, capito? Perdiamolo tempo, ho capito. Caro il mio stronzo. Quindi, vabbè, andiamo. Devi parlare, mi raccomando. Clatù. Sembra un po' la musica del... Radix. Ma tu capisci... No. Di Gabriel. Gabriel è ovviamente il coso. Va bene. Vabbè. Comunque il Fatman era l'unica, cioè più ci penso più... Era l'unica risposta. Come facevi, Giulio? Di sicuro era meno rischiosa, quindi è giusto così. Ma tu hai capito dove cazzo... devi andare, non so come però. Ecco. Altro caricamento, ti prego, sì. Fai che sia un altro caricamento. Sì, sì, tre sei caricamenti contento? Per arrivare in tre punti diversi. Fare una cazzo di stanza. Sbiriguda. La super cazzo. Esattamente come me siete agente saputo raggiungere. E laggiù. L'istituto è così a corto di risorse da doverle rubare alle oneste bande di razziatori del Commonwealth. Dai, usa il codice, non per il cazzo. B592, ripristino impostazioni di... Ah, proprio, boom! Autorizzazione gamma 71 Epsilon. Sucare. Gabriel, riesci a sentirmi? Merda, gli hanno fatto qualcosa. Facciamoli fuori, fra. Bello, sto fucile è vero, dà proprio soddisfazione. Sì, devo dire che... è proprio stile. Sì. Perché ti hai detto ricorda di controllare le munizioni? Riporterò indietro il sintetico. Riporterò indietro il sintetico? Sono pronto al teletrasporto con il sintetico B92 recuperato. Lui se n'è andato, eh? Ok. E tu? E io al lupo. Ti attacchi a sto cazzo! Serve un terminale. Vabbè, cazzo. E quindi tu da qui te ne devi andare. Dai, vai da Virgil. Chiudo il video intanto. Torna dal padre. Chiudo il video? Sì, perché non sarà così facile tornare dal padre. Ciao belli! Ciao!